Una volta è abbastanza, primo romanzo di una trilogia, è una saga familiare che partendo dal 1945 ci racconta la storia di un piccolo paese marchigiano, Casette d'Ete, e dei suoi abitanti, uomini e donne che hanno fatto del lavoro e della fatica uno stile di vita. Attraverso gli occhi di Annetta e Giuliana, due sorelle dai caratteri tanto forti quanto contrapposti, l'autrice ci accompagna tra le vie e nelle case di questo piccolo paese del centro Italia. Quasi ci accomodassimo in poltrona per guardare un vecchio film in bianco e nero, ci troveremo a condividere i dolori, le gioie, le sconfitte, le invidie e le perdite di un gruppo di persone che a loro volta dovranno affrontare i problemi della quotidianità, ma anche il profondo cambiamento sociale ed economico che investirà il nostro paese negli anni del dopoguerra. Giulia Ciarapica costruisce dei personaggi reali e palpabili, perfetti nelle loro imperfezioni, talmente veri nelle loro emozioni e irruenti nei loro sentimenti che si rischia di trovarsi a parlare con loro durante la lettura. La rivalità amorosa tra le sorelle Annetta e Giuliana è solo uno dei tanti motivi per cui questo romanzo tiene il lettore legato a sé dalla prima all'ultima pagina. Annetta è una donna ribelle, sfacciata, libera, una donna che mette sempre se stessa e le sue esigenze davanti agli altri. Giuliana invece è solida, quasi rigida nel dar voce alle sue emozioni. È concreta, tenace e forte. L'amore tra lei e Valentino, ex fidanzato della sorella, è un sentimento talmente tangibile e reale che pare quasi di poterlo toccare con mano. Ma la cosa che più stupisce di questo romanzo è il modo in cui l'autrice è riuscita a raccontarci la quotidianità di un paese e della sua gente. Mentre leggiamo Una volta è abbastanza, sembra di sentire i martelli che battevano le suole, gli aghi che sfioravano il pellame, si sente il suono metallico della macchina da cucire e il chiacchiericcio delle donne durante le ore di lavoro. Camminiamo al gelo d'inverno e sotto il cocente sole estivo per le polverose strade del paese. Si può sbirciare attraverso le imposte accostate nelle case e si sente quell'odore di ragù che sa sempre di famiglia. Si vedono attività nascere e ingrandirsi, idee farsi concrete, bambini nascere e amori finire. Riuscire a provare sensazioni di questo tipo durante la lettura di un romanzo implica il trovarsi davanti a una scrittura coinvolgente, emozionante, reale e calda. Giulia Ciarapica ha creato una storia vera, usando il dialetto ove necessario, rendendo così dialoghi reali, quotidiani e senza che questo infici sulla scorrevolezza della lettura. La trama è un continuo crescendo di emozioni che culmina in un finale che toglie il fiato e dà il là all'attesa del secondo romanzo.